Salve a tutti e bentornati in Sekiro Shadows Die Twice, insieme al nostro lupo che cammina verso la telecamera con fare fico e a me che poi sono impetrackable. Come potreste aver notato, mentre non guardavate, ho fatto di nuovo un giretto in tutto il mondo alla ricerca di eventuali oggetti che mi sono magari perduto. E ne ho persi tanti a quanto pare. Ho fatto giri e ho trovato varie cosine in realtà non particolarmente interessanti, semplicemente oggetti che con la mia stupidaggine non ho raccolto, ma anche qualcosina di più interessante, come grani di rosario. Abbiamo trovato un grano di rosario, una cosa importantissima, ce ne mancano solo due adesso per potenziare ancora la nostra vita. E abbiamo trovato anche dell'alcol. Di conseguenza ecco che andiamo dal nostro caro amico. Eh sì! Ah, inoltre ho trovato altro sake scadente, ma forse dato che gliel'avevo già dato non posso darglielo di nuovo? Vediamo cosa ricorderà con questo di cuore della scimmia. Sake o mottekita. Saru sake kai. Ai mo kawarazu karai sake da. Ecco, dimmi qualcosa di irrilevante, grazie. Non dei tanoka. Sarudomo no sumuta ni. Soko de shinobi shigyo o shite otta. Hitori ka? Ie, futari de jana. Washira wa hagure shinobi. Matomo na shi wa mohaya ora nanda. Yue ni ochireba shinuru tani de. Tada hitasura ni kake, tobi, yaiba o majieru. Sono yona shugyo o kasaneta. Jiki, saru to kawaranu hodo ni wa ugokeru you ni natta wa. Shugyo ni akiru to, washi wa kono saru zake o nonda. Soshite, ayatsu no nakimushi no yobibue o kiita. Nakimushi. Kawatta yubiwa ga. Un anello, eh? Sore o hamette. Un anello col quale fischiava? Tanini. Ciò è molto peculiare. Hibiki wataru no je. Fushigi to washi wa sono yo fuite moratta mono yo. Ok. Non so quanto sia stato importante, ma potenziamo un po' qualche strumento. Non trovate anche voi sia saggio? Beh, non possiamo fare tantissimo in realtà, possiamo solo potenziare ancora la lancia. Costa un sacco di materiali. Potenzio la lama lacerante perché così mi avvicino al kunai fantasma, che ha molto fascino onestamente. Possiamo lanciare denaro? Uno strumento prostetico che lancia monete caricate? Che consuma soldi invece di emblemi spiritici, ma è fichissimo! A meno portata, ma degli shuri che mi infligge più danni. E credo che lanciamo una percentuale di denaro, ma che fico! Gli straccioni lanciano polvere, i poveri lanciano qualche moneta, i benestanti lanciano molto denaro, e i ricchi sfondati ne lanciano abbastanza da far piangere tutti gli altri. Oh, che figo! Piuma grande del corvo. Qui sarà lunga. Qui manca tanta roba, tanto materiale. Per adesso ce lo teniamo, la lancia non l'ho ancora mai davvero usata, quindi risparmiamo per adesso, ok? Dunque, equipaggiamo quest'altro shuriken, che è ancora diverso, ma costa comunque un solo emblema. Vado a comprare un paio di sacchi di soldi. E raggiungiamo il secondo piano di quell'edificio. Andiamo e cerchiamo di arrivare senza farci troppo male. Che scemo! Ho anche 9 punti abilità che intendevo usare. Usiamo questi punti abilità prima, ok? Onestamente credo che sia arrivato il momento di potenziare almeno una volta la potenza dei farmaci. E questo mi affascina, onestamente.
e permetterebbe di usare molto meglio il Corvo della Nebbia, che mi affascina, ancora una volta. E potenziamoci la contromossa Mikiri, che voglio da tanto tempo. Ok. Andiamo. Perfetto, da qui possiamo arrivare al secondo piano della casa, dove c'è un'apertura, come ci ha detto anche quel simpatico, futuro cadavere. Sembrava una persona abbastanza ferita. Abbiamo tutta la vita e si sente fischiare. La mia teoria è che la persona presente qua dentro sia quella di cui ci parlava lo scultore. Infatti sta suonando il flauto, credo. Il tizio di cui non mi ricordo il nome che stiamo trovando su questa strada parlava di uno shamisen, ma io non mi ricordo mai come è fatto uno shamisen. Cacchio, un nemico tentacoloso. Che cacchio è? Sono preoccupato. Sono molto preoccupato. Gli farei un attacco in salto, però sono preoccupato lo stesso. Nobile della nebbia. Che brutto, che cacchio sei? Quante braccia hai? Salve? E non è neanche un boss. Dov'è il trucco? Sta morendo. Ammasso di adipocera. Un gruppo di materiale ceroso che si è formato all'interno del corpo ed è diventato nero. Serve a potenziare gli oggetti prostetici. In seguito a una lunga malattia, può diventare ancora più grande e scuro. Dopo averlo rimosso, è consuetudine bagnare con acqua il punto dell'estrazione. Ma la vera domanda è che cacchio succede? Io provo a usare un semino anti... illusioni, sperando che sia un'illusione. I hope you had the time of your life. Niente. Si è solo diffuso un sacco di nebbia. E ha smesso. Ho tolto la nebbia dal posto! Confetto di Yashariku. Wow, dimezza vitalità e postura massime, ma aumenta ampiamente la forza d'attacco. Proibito al tempio. Venduto per sostenere la ricerca della non morte. Quindi ora, girando qui, non c'è più la nebbia. Ma che fico! E quell'oggetto ce l'ha già, secondo me no. Doveva essere una trappola. Un borsello pesante. E quindi ora qui non ci saranno più neanche quelle specie di fantasmi. Un po' mi spiace perché erano un punto di farming fantastico. Ok. Ah, tuttavia... c'è un vantaggio nell'aver rimossi. Ora, se volessimo, cosa che adesso decisamente non ho voglia di fare, potremmo affrontare il senza testa piangendo un po' di meno. E anche la casa in realtà era molto più distrutta di quanto ci facesse credere. Quanto di tutto quello che abbiamo visto era un'illusione? Non lo so, però ci si è liberata una strada. Cacchio, io speravo di essere arrivato tipo a un capolinea. Credevo che quello sarebbe stato un boss di qualche tipo. Perché qui prima c'era una parete, no? E quel nemico a due pallini era incredibilmente debole. Dov'è il trucco esattamente? Ehi, hey, un oggetto. Non so mai se festeggiare o meno quando trovo compresse. Ah no, di qui è dove, da dove siamo arrivati. Quindi abbiamo davvero finito? E il fatto è che laggiù vedo delle case. Non è che c'è modo di scendere. Quello è un oggetto. Sì. Beh, dato che tanto non si muore anche buttandosi nel vuoto. Eh sì, vedete. Là sotto... quello è un mercante. Ci deve essere un modo per scendere. Ah no. No, questa non è decisamente la strada che abbiamo preso la prima volta. O se lo è... sono comparse altre cose. Wow. Ah, sono stato shock. Io credevo di essere arrivato a un capolinea. Ma ovviamente dovevo anche capire che non lo sarebbe stato, perché c'era un'illusione. Mi sono detto, boh, non ci sono altre strade. Vorrà dire che sto finendo questo posto e posso poi dedicarmi a un altro. E invece no. Devo andare avanti di qui. O meglio, prima un idolo. Trovare un modo di scendere pian pianino. In questa valle così pacifica? Non mi sono inflitto alcun danno da quando ho caricato la partita. Sì, quello è un mercante.
E io ho appena speso tutti i miei soldi. Che confusione! Sarà perché Sekiro. Quello? È uno di quelli con un braccio solo! Di quelli... forti. Prima, peraltro, ho fatto una deviazione a quel lupo, ma quel lupo non è... morto. Scusate. Ok, petardi ce li ho. Perfetto. Fanno anche molto male. Meno male che recupero vita così io. Sono preoccupato da quel tizio là sotto, comunque. Credo che sia sempre con un pallino solo di vita, o meglio, che basti un singolo colpo letale a ucciderlo. Ma se è forte in proporzione come il suo amico che c'era prima, e siamo nei guai. Questa musica si calma. A volte ho l'impressione che le musiche di combattimento di Sekiro durino molto più di quanto era previsto. E perché un materiale da crafting, ci ho pensato adesso, è del grasso? E perché lì ci sono tipo delle lucciole? Forse, spero che sia solo una cosa estetica di bellezza e gioia. Ah, è perché il tipo ce l'ha ancora con me. Dai, tentiamo di combatterlo. E stiamo attenti al mercante. Un tizio l'ho colpito per sbaglio, quindi credo che... si possa. Vabbè, se resti lì, guarda... Sono un genio! Che cocchio era quello veleno? No, non scendere, non scendere, resta lì! Lo so che è un metodo un po' da vigliacco, si può dire? Ma... Non ho mai detto di essere un eroe. Io sono un cacchio di ninja. Ah, e poi fa malissimo. Non mi vergogno neanche un po'. Dai, per una volta che mi succede. Dai, dai, fatti colpire. Dai, che ci sei quasi. Dai, ora che è quasi morto, posso combattere in maniera onorevole e finirlo come il gioco prevede. Ah! Con una contromossa Mikiri! Vediamo quanti... Ehi, magnetite. Inoltre ho una conferma. Più si va avanti, più ci si mette a ottenere punti. Yeee, una scaglia di carpa del tesoro! Me ne mancano ancora due per ottenere quel pezzo di maschera che non so a cosa serva. Evviva! E ora vediamo cosa vende il mercante. Sembra un mercante messo male questo, è più nudo degli altri. Sì, un altro. Dove trovo i defunti troverò i membri. Compro un ex voto, vediamo cosa vendi. Compresse. Una fiaschetta chiazzata di viola. È simile a quella che abbiamo trovato che permetteva di curarci l'ustione, ma questa cura il terrore, quindi potrebbe essere utile. Un sacco fico, due scaglie! Mi sono esaltato perché mi sono accorto di poter comprare quel pezzo di maschera, ma non me ne faccio ancora molto, quindi per adesso sta lì. Tuttavia, compreremo del sake da dare al nostro amico. Una bottiglia di sake fico, di fonte di drago. Adamantite forse serviva qualcosa. Sì, dai. Ah, che scemo, posso anche vendere le cose a lui, ci metto di meno. Non ho idea se il sake ci dia solo l'oro o meno, però mi fa piacere aiutare... Oddio, aiutare. Non so se è la parola giusta aiutare, comunque dare qualcosa al nostro amico che gli piace. Del sake. A chi non piace il sake? A chi non piacciono le bevande fermentate? E non ho motivo di non riposare qui. Molto bene, si fanno progressi, signori. Oggi sono molto contento. Quello est un nemico. Cosa sta raccogliendo? Narrativa silenziosa? Cose che dovrei capire? Un nemico? Stanno raccogliendo lucciole, vero? E sono nemici molto deboli. Se li trovo qui, mi danno 80 punti abilità. Un altro posto! Villaggio di Mibu. Tutto a posto?
chi diavolo ha impiantato per terra quella persona? Sì, credo che stiano letteralmente raccogliendo lucciole. Che fascino, ma perché? Oh, ed escono da terra? Ok, sono anche fragili. Vediamo come attaccano. Perché mi attacchi, vero? Sembra il classico nemico che fa una presa e basta. Ah, e lanci pietre. No, questi qui sono veramente tanto fragili. Comincio a preoccuparmi che siano infiniti, quindi adesso me ne vado da qui. Non danno neanche tanti soldi. Cosa sta succedendo qui? Quello ha in mano un fucile o è un remo? Sembrano contadini di Dark Souls 2. Ah, che scemo! Ecco dove ho già sentito la parola! Mibu sono le sfere d'acqua! Li stanno andando a sostituire? Non capisco. No, stanno facendo giretti. Vabbè. Nel dubbio vi uccido, non mi fido in generale delle persone. Mi stava facendo un attacco. Ah, doveva essere un affondo. Tuttavia, perché dovreste raccogliere lucciole? Forse un tipo di sfera Mibu si ottiene dalle lucciole? Ah. Comincio davvero a temere che siano infiniti, sapete? O se non infiniti sono tanti. Sono anche molto più variegati di quanto avrei creduto. Bei capelli, signorina. Sì, ma muoiono con un colpo. Io ho battuto solo due boss. Non sono ancora particolarmente potente. Vita nata dall'acqua. Onestamente credo che sia meglio ignorarli. Magari sbaglio, ben inteso. Infliggono... Maia! E ora mi tocca ucciderli per recuperare vita. Scusate mentre li farmo. Vedete, escono da per terra. Hello? Se non trovo un modo di ucciderli facilmente, o meglio, un modo che eviti che ne arrivi altri, qui sono nei guai. O meglio, nei guai. Non mi definirei neanche davvero nei guai. Quello che cacchio... Un NPC! Ehi là, ciao personaggio non giocante! Dovrei chiamarti NPG. O PNG in realtà. Salve. Che cacchio? Hai la testa in un cesto, te ne sei accorto? Kano. Ora salve. Oi. Ciao cesto. Accelerato. Ma che bello. Personaggio preferito istantaneamente. Voglio un action figure. Anta. Yokatta. Anta wa matomo na ohito da yo. Anta. Nani ka kitara sumane ga. Perché? Spiegazioni. Perché hai un cesto in testa? Chiederei di te onestamente, ma cominciamo dal villaggio. Kono mura wa dou natte iru? Ora ni mo yoku wakarane. Kizuitara minna おかしくなっちまってた。俺もずっと頭がぼーっとしてゲーゲー吐いたら目が覚めたんだ。 Devono aver mangiato qualcosa di velenoso. Il sake. Forse non dovrei dare il sake al tipo. それで神主様が時々お酒を振る舞ったな。お酒を飲むと sakadaruはすぐ辛い。 Quindi sei anche un ubriacone, ti rispetto sempre di più. しかたなくみんな Chiedo na. Nomeba non. Che sia un'acqua maledetta? E perché cavoli sono finito qui? Io dovevo cercare l'erede divino. Kono mura no mono tachi.
わからねえ。ただみんな頭がぼーっとしてるときはあのなかなか消えない日、今思い出しても。パウラデルフォー消えない日、漁師の犬彦のやつが松屋にを燃やして、犬彦なんでメンティキアム。犬彦は村の花つまみ者だ。だから神主様も。その犬彦の家はどこだ。池の向こう側さ、どん詰まり。神主とは。神主様はこの川沿いに遡った先、va bene al santuario, possiamo trovare il sacerdote e dall'altra strada Inuiko. 神主様、皆で都人になろうぞ。お酒をたくさん飲めば都人になれるってさ。sembra una specie di culto che stava cercando di creare. 都人ってなんだろうな。va bene. ora はここでカゴにこもって。non sei ben nascosto. va bene.Può darsi che egli soffra anche di un qualche tipo di compulsione che lo porta a bere. E almeno mettere la testa nel cesto e stare chiuso qui gli evita quello. Che figo però. Oh no! Io volevo salire lì. Ma cacchio! Non posso più risalire. Dai, che ce la fai? Va bene, faccio di nuovo il giro. Ma perché? Nemici, segreti, sorprese, droppini. Ah, pugni, 5 pugni di fuliggine. Non dimentichiamo anche che qui la gente, che quel tizio ha detto che la gente qui sembra aver paura del fuoco. Quindi prepariamo il getto ardente a molla e facciamo un po' di casino. Oh no, mi vedono. Credo che vorrei prima andare da quel Inuhiko, il... Oh cielo, chi mi attacca? Chi ma... No, l'ha preso! Mi lasci, signor... Aia! Perché c'è un pollo sul tetto che scotta? Dovrò uccidere un po' di gente per recuperare vita. Madonna! Quella presa ha fatto... male! Ah, mi prendono anche da terra! No, mi lasci, signore! Devo recuperare un po' di vita. E io farmo di nuovo la gente, scusate. Questo è anche un po' il villaggio dei pescatori di Bloodborne. Qui la gente... è di un villaggio e pescava. Sì, ormai ho pochi dubbi che siano infiniti. Va bene, direi che mi sembra una quantità accettabile di vita. Ma prima quel tizio ci ha pressoché shottato. Era una presa, insomma, eh. Ciò nonostante. Va bene, vediamo anche se troviamo magari qualche altra carpa. No, credo che sia un pesce normale questo. Uffi, uffi. Mi sto anche di nuovo riempiendo un po' di compresse. Devo dire che acquisire quell'abilità che ci recupera vita è definitiva. Questo mano sembra... Ehi, Ragdoll, scusa, mi mancavi. Ha una statua un po' come quella che usiamo noi per tornare ai santuari. O meglio, agli idoli. Non ho ancora per idea del motivo per cui qui gli animali siano tutti così giganti. Quella è una persona, sembra uno che darebbe l'allarme. Bisogna sempre guardare sotto le cascate in questi casi. E lassù ho visto un oggetto. Ma come ci salgo lassù? Sì, ho lasciato perdere la furtività qui, perché tanto non credo sia possibile essere furtivi. Come diavolo salgo lassù? Ci sono un sacco di oggetti qui. È tutto quasi troppo semplice qui, sapete? I nemici sono così deboli.
Credo che ci stia aspettando qualche tipo di fregatura. Ma... per adesso ancora niente. Comunque, questo ninja che non sa salire le scale mi urta. Brace di resina di pino? Si usa per potenziare il getto ardente, che fico! Quindi è un oggetto da potenziamento importante. Oh, tu da dove sbuchi? Cribbio! Ma si arrampicano, ma che bello! Via! Oh cielo, una presa quella! Ma che bella! Non gli faccio un po' niente, quindi... boh, scappiamo. Suppongo che quella dove abbiamo trovato la resina di pino fosse la casa di quel tizio che stavamo cercando, in teoria. Quindi è morto. E qui sarà dura. Ah, sì, si spaventa. Che fastidio. Madonna. E va bene, uccido te. Che brutti, sono deformissimi o comunque marcescenti. Ne arrivano sempre altri, santo cielo. Questo posto comincia a diventare fastidioso. Beh, tuttavia se qui c'è solo questo oggetto che sembra importante. Un altro sake. Non so se dovrei darlo al tipo. Potrebbe essere una cattiva idea, visto quello che succede alla gente qui che beve il sake. No! Beh, me la sono cercata. Via! Non gli faccio davvero niente! Santo c'è, santa salacca. Va come si arrabbia. Guardate che roba, è impazzito. Ok. E mi davano solo 116 punti esperienza? Davvero? Trovo... intanto questi qui molto buffi tanto quanto inquietanti. Continuo a trovare abbastanza sbilanciato il numero di punti che danno i nemici, onestamente. Quei fucilieri che potevano beccare molto facilmente e anche combattuti in corpo a corpo diretto erano abbastanza scarsi, ma ci davano 160 punti. E questi qui ce ne danno 110, ma seriamente... Ecco, se dovessi dire cosa mi ricorda questo posto... mi ricorda... oh, non t'avevo notato. Il primo DLC di Dark Souls 3, sapete? Quello in cui c'è un villaggio di gente tutta deforme. È un idolo. No, 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 non mi prendere, non mi prendere. Questi qui se mi prendono rischiano di uccidermi. Ok, altri bivi, altri oggetti, però mi sento remunerato. Ottimo, coriandoli divini. Questi ci servono per tornare dal senza testa, ora che non ci sono più le illusioni, e magari ucciderlo, già che ci siamo. E qua sotto non c'è niente, va bene.
Beh, adesso magari raggiungiamo l'idolo, eh? Sono quelle piccole certezze che ti rendono felice. E c'è un bivio però. Quanti bivi ha questo gioco? Aspettiamo ancora un punto e prendiamo acqua che scorre, che ci permetterà di perdere meno postura quando blocchiamo un attacco nemico. Ehi! Ah, quindi tu stai ancora seguendo il suono. Oh cacchio. Ah no, la spada ce l'hai... ce l'hai infoderata. E lo so che senti la melodia, è da mezz'ora che me lo dici. Va bene, credo che di là si vada avanti, senza mezzi termini. Quindi, Santo cielo, quanto è ampio! Ehi, una cassa! Però non riesco ad aggiungere da qui, vero? Oh, sì, invece sì. Di solito qui ci sono tipo dei grani di rosario. Se fosse così ce ne mancherebbe uno solo. E invece un'erba divina, che non si butta via, ben inteso. È un oggetto di cura molto fico. E quello lassù è un altro oggetto. Questo luogo è veramente pieno. Sì, 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 è un oggetto, ma io come salgo lì? Per forza devo rampinarmi da qualche parte. Sopra quella casa. Oho, altri oggetti lì. Scusate, ma è veramente incredibile. E sono anche materiali da crafting abbastanza rari, credo. Comunque erano verso la fine, posso definirlo così. Ah, ma sarei potuto salire anche di qui se fossi stata una persona un po' accorta, invece di essere il solito sbadatonzolo. Ah, sono stupido di nuovo. Ok, ora piano. Ce la facciamo. Mi stanno dando anche tante compresse. Dopo un inizio gioco in cui non me ne stavano più dando, ora me ne stanno di nuovo riempiendo. Ok, forse avevo visto male io. E in realtà qui abbiamo visto più o meno tutto. Possiamo andare di là. Sì, qui c'è il fiume. E allora seguiamo la strada. Se non c'è niente di qua. No, di qui ci sono solo i polli. E quelle credo siano solo lucciole. O un tizio col vaso di lucciole. Va bene. Continuerò a fare dei giretti off camera, così non vi tedio con l'esplorazione. Però voglio comunque che vi accorgiate quanto cacchio è stato imbottito questo mondo. Sei tu che suoni? Anche tu hai un vaso in testa, un cestello. Deve essere questo lo shamisen. Perché piangi, pella pampina? Nose, nok. Kanashii no desu. Nani ga kanashii? Imagoro wa Sakusa-san. Yeah, Sakusa, cosa sto facendo? Doko ni do, sore ga wakaranu no aezu tomo. Naredo, tayori o dashitemo ka. Dare mo ibasho wo. Ne, gojin? Sakusa-sama. Eh no, non lo so. Doshite minna? Ecco, lo sapevo. Che fica. Ma che... Forse avrei dovuto non rispondere. È una spazzata quella e mi ha tolto. Devo usare coriandoli divini, vero? Però non c'è nebbia. Quindi finché non sono costretto, onestamente. Sì, la musica è la stessa di quando troviamo i senza testa o altre bestie simili. Quindi io me ne vado se la signorina mi lascia. Ho Rin dell'acqua. Però non dimentichiamocela. Vorrei prima arrivare a trovare un modo per avere
Una fonte rinnovabile, dico. Coriandoli, sì, coriandoli divini. Allo. Altri tizi con la campana. Chissà se era possibile sapere dov'è quel senza che la... Senzon? O come diavolo si chiama che la tipa cerca. Ok. Voglio rigliare, scusate. Voglio capire cosa dice. Non potevo avvicinarmi più di così. Perché mi fai questo, gioco? Sono fortemente tentato di tornare al santuario. Perché questi tizi con la campana fanno un male cane. O meglio, sono resistentissimi. E più che altro quello è il problema. Ci metto tantissimo a batterli. Sì, dai. Torniamo e facciamo le cose per bene. Senti, io ho trovato quella lì. Presumo ce l'avrà con me anche appena mi avvicino? No. Che cosa curiosa. Vediamo cosa succede se... se non diciamo nulla. E niente. Va bene, signorina, stia lì con la sua... con la sua musica. E va bene così. Come vedete, così va molto meglio. Ma non mi spaventate! Qui sembra che si possa accedere da sotto. Quindi... ah, si origlia da qui in realtà. Cacchio! Confusione? Qui si vede qualcosa. Ah, è solo un oggetto. Va bene, mi è sembrata una persona prima. Questo ha un'area da zona di boss fight, quindi prima andremo qui. In quel passaggino che abbiamo trovato. Sperando che ci porti da qualche parte. Ma che bel... che tamarata fichissima! Non so chi diavolo farebbe una porta simile. Però, cioè... ehi, un altro personaggino. Ehi, un sacco di coriandoli divini. Ora sono tentato di andare a combattere quella tipa lì. E tu mi dici qualcosa? Non è che tu mi vendi coriandoli divini? Mi faresti molto piacere. Salve! Oi. Oi. Nani o stai? Cos'è che si scioglie? Ah, il sake. Tu devi essere sacerdote, forse. Yahari kono mizu de mo miyako nami na. Bene, qui questo è il villaggio della gente totalmente sana di mente. Però anche degli oggetti e dei potenziamenti, quindi non ci lamenteremo. Faremo solo molti confusi. Oh oh! E lì non si sale, vero? Non vedo alcun icona di rampino. Ah, ma c'è lì! Oh oh! Questo? 5 emblemi?
Oh, un grano di rosario. Grazioso e utile. Se sia più utile o più grazioso, verrà deciso dopo. Io comunque dico che è entrambi. È un borsello pesante. Non sto trovando boss da secoli, ma boh, finché ci potenziamo in altro modo va bene. E ora andiamo pure qui, dove credo che ci sarà appunto un boss. Che figo però, guardate che bella ambientazione. Monaca corrotta, è un fantasma e servono coriandoli i divini, vero? Oh cielo. Però ho un solo pallino. Ci proviamo. Ci proviamo. E non credo che sia un vero boss. Che bella musica, peraltro. Ok, diamoci giù di coriandoli. Non vale che tu mi pari, solo io posso parare. Potenza. Cielo. Ah. Il fatto è che fa veramente malissimo. Potrei provare con il corvo della nebbia, sapete? Sì, ho anche gli attacchi successivi. Però fai troppo male, troppo male. Ma in realtà vedo che la posso ferire anche con i colpi normali, forse solo un po' di meno. Recuperiamoci un po' di stamina, eh. Ah, mentre si corre non la recuperiamo in pratica. Mi ha detto che però se tengo premuta la parata, sì, la si recupera di più. Credevo di averlo parato. Ok, mi sembra battibile. No, anche un affondo, molto bene. Però è tosta e non avrò mai il tempo di scappare, quindi dobbiamo provarci. Cacchio, però è veramente veloce. Scusate, mi concentro. E mi potenzio. Ho altri oggetti utili. Perché mi spiacerebbe perdere i miei soldi, le mie cose. Niente, in realtà. Guardate che ficata, però. Ho l'impressione che ci saranno più fasi. Cacchio. Avido. Sono stato avido. Ma usiamo ancora questi tre punti e speriamo che non sia troppo. Oh, che fa, che fa, che fa. Piano piano.
premuto una volta di più l'attacco. Peccato, peccato. 1209 punti esperienza. Tuttavia per oggi sapete che vi dico, ci salutiamo. Nel prossimo episodio andremo... prima forse... sì, combattiamo questo boss qui. Poi proveremo a battere quella tipa che suonava lo shamisen. E daremo anche del liquore a un vecchio. Ma per oggi, come dicevo, è tutto. Io come sempre sono Unpetrackable e ci vediamo nel futuro. Sota! Nel prossimo episodio. Ho sempre pensato che per molti elementi i Souls fossero particolarmente vicini alla formula dei Metroid, elemento che peraltro me li ha sempre fatti piacere parecchio, essendo io un fan della serie barra saga Metroid. Tuttavia, quello che vedremo nel prossimo episodio mi ha fatto capire che in realtà Sekiro, più che un Metroid, è... Zelda!